Era un giorno molto freddo. La neve cadeva fitta fitta e copriva di bianco i tetti delle case mentre calava la sera. Era la vigilia di Natale. La gente carica di pacchi e di regali si affrettava a tornare a casa chiacchierando allegramente. Ma c'era chi non tornava a casa. Una bimba molto povera, la piccola fiammiferaia. Mi scusi, signore, non vorrebbe per caso comprare i miei fiammiferi, per favore? Cosa vuoi, bambina? Ho fretta. Non sai che è la notte di Natale. Chi vuoi che ti compri dei fiammiferi? È meglio che te ne torni a casa. Non hai una casa. Bene, allora vacci subito e non importunare la gente. Per piacere, mi compri dei fiammiferi? Vattene via, stracciola! Almeno un pacchetto! Non posso tornare a casa, oggi non ho venduto niente. Non ce la faccio più, ho tanto freddo. Ormai le strade erano deserte. Nessuno avrebbe comprato i suoi fiammiferi. Oh, mamma mia! I suoi piccoli piedi nudi erano paonazzi per il freddo e le sembrava di non sentirli più. Come vorrei tornare a casa, sono così stanca, ho tanto freddo. Se potessi scaldarmi almeno un po'. Faccio più camminare. Mio Dio, ho anche tanta fame. È da ieri che non mangio più niente. Sono tutta gelata. Non sento più i miei piedi. Potrei tornare a casa e riposarmi un pochino e poi uscire di nuovo. Magari riuscirò a vendere qualche fiammifero. Sì, vado a casa. Il babbo si arrabbierà molto e forse mi picchierà perché non ho venduto niente oggi. Mamma mia, aiutami! Sei già tornata. Quanto hai guadagnato? Niente, non ho venduto niente. Perdonami, avevo tanto freddo. Imbecille, buona a nulla. Vai subito fuori a lavorare se non vuoi che ti bastoni. E ora fuori. E guai a te se torni a mani vuote. E così la piccola fiammiferaia si ritrovò di nuovo a camminare per le strade gelate. Ormai non c'era più nessuno. A quell'ora tutti erano riuniti intorno alla tavola per la cena di Natale. Le finestre erano illuminate e si sentiva nell'aria il profumo invitante dell'arrosto. La povera bambina era tanto stanca e ormai a quell'ora nessuno avrebbe comprato i suoi fiammiferi. Fa tanto freddo, se almeno potessi riscaldarmi un po', potrei accendere un fiammifero, uno solo. La bambina allora sfregò un fiammifero e le apparve una grande stufa. Oh, che meraviglia, che bel calduccio, ora mi sento già molto meglio. Cercò di allungare anche i piedi per riscaldarli. Ma in quel momento la fiammella si spense, come se fosse risucchiata dal buio, e di colpo scomparve anche la stufa. Allora prese un altro fiammifero e lo accese. Oh. Tutti intorno si illuminò di una strana luce e i muri delle case diventarono trasparenti.
Le sembrava di essere in una grande stanza dove c'era una splendida tavola apparecchiata per la cena di Natale e in mezzo alla tavola un meraviglioso arrosto di tacchino fumante. Come deve essere buono! Invano la bambina cercò di afferrarlo, perché in quell'istante il fiammifero si spense e restarono soltanto i muri spessi e freddi. La bambina accese allora il terzo fiammifero. E questa volta apparve un grande albero di Natale, dalle mille luci, il più bello che avesse mai visto. Quando allungò le braccia verso il regalo, la visione sembrò dissolversi. Lentamente il fiammifero si spense e tornò di nuovo il buio e il freddo. Ma le sembrò che le mille luci dell'albero di Natale volassero verso il cielo buio e diventassero stelle. Oh, è caduta una stella, forse è morto qualcuno. Un giorno la sua vecchia nonna le aveva detto: quando cade una stella, vuol dire che l'anima di qualcuno sale in cielo. E allora accese un altro fiammifero, e non perché avesse freddo, ma perché voleva continuare a sognare, anche solo per un istante. Nonna! Nonnina mia! Nonna mia cara! La bambina sentì una grande gioia. Quello era il sogno più bello. Era apparsa la nonna, l'unica che l'avesse mai amata. Non andar via, nonna! Non sparire, nonnina mia! Accenderò tutti i fiammiferi insieme, così tu non scomparirai. Oh, nonna! Oh, nonnina mia cara! Io voglio sempre star con te, nonna. Portami con te. Oh. La nonna la prese fra le sue braccia e la strinse forte. Così la piccola fiammiferaia volò verso il cielo in una luce di gioia fra le braccia della nonna. Il mattino dopo, il sole illuminò il corpo gelato della bambina. La gente radunata attorno al suo corpicino mormorava: povera bambina, deve aver acceso tutti i fiammiferi per riscaldarsi.
ma nessuno riuscì a immaginare quali meravigliose visioni fossero apparse alla piccola fiammiferaia prima che volasse con infinita gioia in paradiso.